Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di creatività, ma in una chiave un po' diversa. Meno praticità e più teoria, ma sicuramente molto più funzionale. Apriamo quindi una nuova pagina del capitolo Tessiland, dando il via ad una nuova sezione dedicata all'editoria. Iniziamo con la prima sezione, nel quale troveremo Enciclopedia dell'Uncinetto, della Maglia, della Sartoria e tutte le informazioni utili per chi ha deciso di accingersi a questo mondo e per chi invece ne fa parte già da un bel po'. Iniziamo con la base, quindi Enciclopedia delle tecniche a uncinetto. Qui troveremo le nozioni fondamentali, quindi dalla maglia alta alla maglia bassa, le tecniche e i punti, il punto nocciolina, il punto traforato, i fiori, le bordure, ma anche progetti e una galleria di immagini. Insomma, una vera e propria guida che illustra le tecniche tradizionali ma anche moderne dell'uncinetto. E parlando proprio di uncinetto, molto interessante è questo, che è l'uncinetto tunisino moderno. Qui troverete punti e tecniche di base, lavorazione con i colori, modellistica, lavorazione in tondo e per concludere 12 progetti da fare. Vedete qui infatti si inizia proprio con le nozioni fondamentali, dal campione alle istruzioni degli schemi, per proseguire con gli elementi di base e oltre gli elementi di base, quindi anche le cuciture, la lavorazione in tondo e la confezione. E questi sono tutti i progetti che troverete in questo libro. E proseguiamo con Enciclopedia delle tecniche di sartoria. Qui potrete trovare davvero tutto ciò che vi serve per realizzare con ago e filo e un po' di tessuto ciò che vorrete. Potrete trovare tutte le informazioni utili per cominciare, i punti, i tessuti, le tecniche di cucito, le tecniche che vanno dagli orli ai polsini alle scollature e infine anche delle pratiche idee per decorare. Insomma, una sorta di agenda, come potete vedere, anche con la copertina rigida da poter portare sempre con sé. E dopo l'uncinetto e la sartoria proseguiamo con l'enciclopedia della maglia, dove troveremo abilità nel lavorare a maglia, quindi dall'attrezzatura ai filati, ai punti e alle maglie. Una guida completa alle tecniche dei lavori a maglia, ideale per chiunque, dalle principianti alle più esperte. Ma si sa, il mondo della maglia è davvero molto vasto, ecco perché Tessiland propone degli ulteriori approfondimenti. Iniziamo proprio con imparare a lavorare a maglia con 50 moduli. Qui potrete trovare i punti fondamentali, quelli operati, incrociati, trecce, traforati e multicolori. Iniziamo proprio con la base delle nozioni e qui vengono mostrati 50 moduli utili per imparare. Un percorso graduale, punto dopo punto, scoprirete ed amerete l'arte del lavoro a maglia. E proseguiamo con collezione di punti a maglia. Qui troverete davvero tutti i punti. Qui ovviamente sono raggruppati tra il dritto e il rovescio, trecce, punti pizzo e troverete anche l'arte della maglia, vale a dire come usare i punti e una galleria di idee. Però credetemi, troverete la bellezza di più di 300 punti, classici senza tempo ma anche nuovi ed originali, ognuno con il suo diagramma. E concludiamo con Maglia e Ferri, 300 trucchi e consigli del mestiere. Qui partiamo proprio dal principio del tutto, quindi dall'attrezzatura ai materiali, accessori utili, quali filato scegliere, schemi, modelli, come progettare e le tecniche di base. Insomma, adesso non avrete più scuse per non prendere in mano ferri e filato. In questa sezione invece parleremo di un classico senza tempo, vale a dire Sua Maestà la Sartoria, ma vedremo anche alcuni libri nel quale si potrà analizzare, capire e imparare davvero tanto proprio a proposito delle macchine dell'handmade. E iniziamo proprio dalla base, quindi da manuale di sartoria per principianti. Qui troverete sia al principio che alla fine due pratici cartamodelli di grandezza naturale, utilissimi per creare, grazie proprio alle indicazioni che troverete successivamente, sei capi alla moda.
Questo invece è un libro per chi preferisce il supporto dei video e si chiama Guida completa alle tecniche di sartoria, una guida passo passo di tecniche e punti indispensabili che combina fotografie passo passo a video tutorial online che potrete trovare sia qui leggendo insomma il pratico link, ma anche semplicemente scannerizzando il QR code. In questo modo potrete davvero documentarvi prima sulle tecniche presenti del libro e poi migliorarne al meglio la comprensione tramite proprio ai filati, e di tecniche e di cose da imparare ce ne sono davvero tante. E proseguiamo con Burda Style, manuale di cucito. In questo libro, dalla copertina rigida, troverete la risposta a tutte le vostre domande. Come potete vedere, qui viene spiegato passo passo il procedimento e il tutto è accompagnato anche da pratiche illustrazioni a colori, ma soprattutto potrete trovare anche moltissimi consigli, anche in base proprio alla forma fisica, insomma, davvero molto molto utile. Ma parliamo adesso di tutti i segreti della macchina da cucire, e i segreti sono davvero tantissimi quelli che può avere una macchina da cucire. Che siate delle principianti o delle esperte cucitrici, in questo libro troverete tutte le informazioni utili per ottenere il massimo dalla vostra macchina da cucire, e troverete informazioni dai piedini di base, le tecniche speciali, i bordi, punti fantasia, insomma davvero molto utile. E dopo la macchina da cucire ovviamente non poteva mancare la guida all'uso della tagliacuci per orli, punti fantasiosi, arricciature da fare in maniera davvero molto veloce e anche semplice. Il tutto spiegato proprio qui, dalle regole dell'ampiezza del taglio ai punti base, per concludere poi con tanti meravigliosi progetti. E adesso rilassatevi con un'attività meditativa e suggestiva grazie alla tessitura con il telaio a cornice. Qui potrete trovare tutte le informazioni utili proprio per utilizzare questo strumento, e il tutto si concluderà con 5 meravigliosi progetti proprio di tessitura moderna. C'è chi li chiama pupazzetti, ma il loro vero nome è amigurumi, e in questa sezione analizzeremo diversi libri nel quale li troveremo in tutte le forme, dimensioni e colori. E iniziamo con il primo, Pika Pau, dalla copertina davvero stupenda. Qui troverete 20 irresistibili progetti proprio di amigurumi da realizzare all'uncinetto, ma prima ovviamente troverete anche tutte le informazioni utili proprio per realizzare questi amigurumi, quindi dalle attrezzature materiali all'introduzione all'uncinetto, per poi concludere per l'appunto proprio con questi progetti. L'autrice Mariella Vitale ha realizzato una collezione di libri proprio concentrati sull'amigurumi, divisi però per argomenti. In questo, che è Amigurumi Magici, troverete 20 idee di amigurumi con un'impronta davvero molto particolare e ovviamente fantasiosa. Guardate, qui ce ne sono solo alcuni: il calderone, la mandragora, il folletto, Babbo Natale, insomma, e siamo solo all'inizio. E proseguiamo sempre con un'idea di Mariella Vitale. Questi sono gli amigurumi 2.0, un giardino all'uncinetto in palmo di mano. Guardate qui quanti ce ne sono e quanto sono belli. Sono davvero tantissimi, troverete dal vermetto rosa, il coniglietto e una serie esclusiva di cactus davvero stupendi. Insomma, un certo senso una sorta di giardino da tenere a casa formato amigurumi. Qui invece troviamo Amigurumi Kawaii, e qui c'è una raccolta meravigliosa di vere e proprie chicche. Mariella infatti ci mostra come realizzare dei piccoli oggetti che faranno sicuramente invidia a chiunque li vedrà. Trovate Saturno, la gocciolina, l'arachide, tutti qui in questo meraviglioso libro. Questo invece è Amigurumi, uno zoo all'uncinetto in palmo di mano, e in questo Mariella Vitale ci mostra alcuni tra gli animaletti più richiesti ed adorati. Guardate qui, troverete la giraffa, la civetta, il pesciolino, l'uccellino, la tartaruga, insomma uno zoo da tenere a casa. E parlando sempre di animaletti, e a proposito di zoo, vediamo Zoo Amigurumi, nel quale potrete trovare 15 modelli di animaletti presentati da 12 designer che si sono riuniti apposta per creare questa raccolta. Troverete tutte le indicazioni, anche il grado di difficoltà, le informazioni utili e ciò che vi serve per realizzare uno Zoo Amigurumi.
e imparato tutto ciò che c'è da scoprire sull'uncinetto, sui ferri, sulle maglie, sui punti e sulle macchine da cucire, adesso non resta che mettere in pratica le vostre conoscenze e divertirvi. E iniziamo con 100 fiori a maglia, ai ferri e a uncinetto. Una bellissima collezione di fiori che potrete realizzare per adornare capi d'abbigliamento, ma anche accessori e complementi d'arredo. In realtà questo libro è diviso in 3 sezioni. Nella prima ci sono le informazioni sui materiali e le attrezzature necessarie. Nella seconda la collezione dei fiori divisi tra fiori, foglie, frutta e verdura. E nella terza poi la spiegazione di ognuno di essi. Qui abbiamo moduli a uncinetto 3D, vale a dire granny. All'interno infatti di questo libro potrete trovare ben 100 idee di granny square con motivi in rilievo, divisi tutti per argomento, dagli animali, fiori, animali selvatici, frutta e verdura, cibo e bevande. E parlando sempre di granny, adesso vediamo insieme moduli a uncinetto, i 150 motivi preferiti di sempre. Sono ben 150 motivi appunto da utilizzare per chi vuole applicare proprio questa tecnica per borse, coperte, cappotti, centrini. E anche qui troviamo la divisione in 3 sezioni. La prima per quanto riguarda la collezione dei moduli, la seconda appunto i motivi e nella terza i progetti. E parlando proprio di coperte, vediamo insieme coperte arcobaleno all'uncinetto. Qui troverete diverse idee su come realizzare una coperta, tutte spiegate davvero nel dettaglio. Troverete la tavolozza dei colori, la costruzione, l'analisi di ogni singolo modulo con tutti i punti e tutti i moduli che troverete proprio nella coperta che avrete scelto, con la tabella esecutiva, l'assemblaggio e infine anche la presentazione della coperta stessa in 2 varianti di colore, davvero molto molto utile. Questa volta invece passiamo al ricamo, quindi 500 motivi da ricamare, vale a dire come imparare a disegnare con ago e filo. Anche qui ci sono prima tutte le nozioni descritte, le informazioni fondamentali da sapere e poi alcune idee proprio per il ricamo divise per argomenti, dalle piante agli animali, festeggiamenti, il tempo, in giro per casa, insomma ce n'è per tutti i gusti. E concludiamo questa sezione con Mandala a uncinetto, un pratico libro nel quale troverete tante idee diverse di mandala. Anche questo è diviso in 4 sezioni questa volta e troveremo all'inizio le nozioni di base, successivamente una raccolta proprio di mandala, poi troverete come realizzarle e successivamente anche delle belle idee proprio per utilizzarle. Come avete visto ce n'è davvero per tutti i gusti, per gli appassionati degli amigurumi, per chi ha deciso di spolverare quella macchina da cucire ormai abbandonata a se stessa e di farla riemergere creando magari qualcosa di meraviglioso, per chi ha deciso piano piano di accingersi e di imparare e grazie a queste pratiche guide potrà davvero conoscere passo passo tutti i punti e creare qualcosa di meraviglioso, così come diventare sempre più esperti e magari chissà diventare delle vere e proprie sarte proprio grazie alle guide sartoriali che abbiamo visionato prima. Insomma ce n'è per tutti i gusti, per tutte le età e per tutte le tipologie di esperienze che possiate avere o meno. Oltretutto sono tutti libri che appartengono ad un'unica grande casa editrice che è Il Castello, una casa editrice con ben più di 50 anni di storia, ricca di successi editoriali e che è proprio specializzata nei manuali dell'hobbistica e noi insomma qui ne abbiamo, credetemi, solo alcuni, ma sono uno più bello dell'altro. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo articolo, al prossimo libro, chissà. Alla prossima, ciao!